Il Signore sia con voi dal Vangelo secondo Luca, poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi quanti ne furono testimoni oculari fin dal principio e divennero ministri della parola, così anch'io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teofilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. In quel tempo Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse su tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Venne a Nazareth dove era cresciuto e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia, aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, a rimettere...» In libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore, e avvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette nella sinagoga. Gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dir loro: Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Parola del Signore. È stata una vera e propria rivoluzione, non dobbiamo avere paura di usare questo linguaggio. Una rivoluzione pastorale, non quindi una rivoluzione sociale o violenta. Una rivoluzione che peraltro è soltanto forse ancora i suoi inizi. È stato nel 1965 che si è accesa la scintilla, anche che poi non fosse impreparata, quando Papa Paolo VI ha promulgato l'ultima delle grandi costituzioni conciliari del Vaticano II, la Dei Verbum, che chiude appunto raccomandando che la parola di Dio attraverso la scrittura sia il più possibile messa a disposizione di tutti a seconda delle capacità, delle esigenze di ciascuno. Abbiamo ascoltato una seconda lettura tratta da, dalla lettera ai Corinzi, siamo un corpo formato di molte membra e ogni membro Ogni membra ha evidentemente una funzione specifica, però tutto ha bisogno di essere anche molto ben unificato. Quello che San Paolo ha detto della Chiesa, della comunità cristiana, si potrebbe dire tranquillamente della Bibbia, perché l'una e l'altra, la Chiesa e la Scrittura, sono un corpo. L'una e l'altra e l'altra ancora, l'Eucarestia, sono un corpo. L'una, l'altra, l'Eucarestia e l'umanità di Gesù è un corpo, sono un corpo. Ecco, è da tenere davvero bene a mente questa inversione di tendenza. Che è la Chiesa Cattolica nella quale siamo cresciuti, nella cui tradizione noi appunto viviamo e continuiamo a vivere la nostra fede, da tenere bene a mente proprio come la Chiesa Cattolica abbia fatto una grande svolta in questo fatidico anno 1965, proclamando una svolta letteralmente a U, in versione a U, rispetto a quasi 500 anni prima col Concilio di Trento che, insomma, se noi fossimo ai tempi del Concilio di Trento e a un certo momento ci venisse voglia di leggere il Vangelo di Luca, per conto nostro, in famiglia, in un gruppo di amici, e di possedere una copia del Vangelo della Sacra Scrittura tutta intera. Ai tempi del Concilio di Trento e per i secoli successivi non era così facile, a parte che non c'era la libreria delle edizioni pauline a cui poter accedere facilmente, ma Avremmo dovuto andare dal nostro parroco e chiedere il permesso al nostro parroco, perché così è scritto nel Concilio di Trento. Quale nostro parroco a sua volta non avrebbe avuto la facoltà immediata di dire sì, leggi, puoi leggerla, se è in grado di farlo, avrebbe dovuto rivolgersi al nostro vescovo, al come si dice nel linguaggio canonico all'ordinario, il quale, bontà sua, avrebbe potuto concedere, ovvero non concedere questo permesso. Questo per dire che noi veniamo, carissimi fratelli e sorelle, da secoli di analfabetismo biblico. E la Bibbia, come peraltro se vogliamo tutti i libri, è sempre anche qualche cosa un po' di ostico da prendere in mano, da capire. Tanto più che poi non è proprio un libro qualunque. Certo, come dice un, un grande pastore e poeta. Elvetico svizzero Kurt Marti che è venuto a mancare pochi anni fa, è stata una personalità non è nota in Italia, ma in Svizzera è stato molto elogiato e anche moltissimo criticato e in qualche maniera ostacolato perché era un uomo di posizioni forti. E quindi anche un po poco compatibile con lo stile molto borghese e conservatore che è tipico della Svizzera. Diceva: La Bibbia è il più socievole dei libri. E certo, ha dissonanze, contraddizioni in quantità, però è un libro che. Ci porta a casa perché? Dice perché è il libro socievole del Dio più socievole che ci sia. Mi viene in mente, per così per contrasto, la parola di una donna di grande ingegno, Giulia Crespi. Si può citare perché poi, appunto, già, sarà già in paradiso, la quale invece con tutto il suo ingegno e la sua grande capacità, diceva, ah, per l'amor del cielo, io la Bibbia non la leggo, ma non la leggo non perché io non sia credente, carità, non la leggo perché è violenta. E in effetti ci sono pagine bibliche, come dire, brutte, e questo aggettivo non lo invento io, lo usava il Cardinal Martini, proprio negli ultimi anni della sua vita riflettendo su quello che era stato il suo programma pastorale praticamente unico ed esclusivo, la Bibbia. Se c'è stato un pastore in Italia, è proprio in questa diocesi in particolare per oltre vent'anni, che ha fatto della Bibbia il suo manifesto pastorale, è stato proprio lui. E però, siccome era un uomo di acutissima intelligenza e amava la verità anche quando appunto la verità era scomoda, pensiamo al suo famoso motto, eh, avversa di ligere e prospera formidando appunto declinare. Amare le contrarietà, era il suo motto pastorale, e questo di solito veniva citato, ma bisognerebbe citare anche l'altro pezzo di frase. E quando le cose ti vanno bene, sta attento, non gasarti, non esultare troppo, vaci piano, coi piedi di piombo, magari proprio prendi le distanze da quelli che vengono chiamati successi. Bene, il cardinal Martini diceva che aveva proprio la percezione che questa Bibbia lungo gli anni in cui l'aveva macinata per sé e per gli altri in realtà fosse per un verso sempre più bella e per un altro sempre più brutta, perché ha delle pagine che sono proprio dei pugni nello stomaco, quelli che appunto non gradiva la signora che ho citato poco sopra, perché è violenta talvolta la Bibbia e allora magari dice ma cosa mi serve? Allora io mi permetterei di dire meno male, meno male che la Bibbia è violenta e dico questo evidentemente non nel senso che si dovrebbe raccogliere un appello alla violenza anche da questi passi, che pure magari sono espliciti, più di cento volte, qualcuno si è preso la briga di contarle. Più di cento volte nella Bibbia si trova che Dio dice: Fai fuori tutti i tuoi nemici. Non è tanto simpatico. C'ha ragione Martini a dire: È bruttino sentirsi dire così, è bruttino? Sì, ma siamo noi brutti? Siamo noi violenti, meno male che la Bibbia è talvolta brutta e violenta, perché così ci sbatte in faccia la nostra violenza, senza tanti complimenti. E però, evidentemente, non si limita a fare questo, questa biblioteca di 73 libri, così come li riceviamo noi, poi. I nostri fratelli protestanti ne hanno qualcuno di meno, i nostri fratelli copti ne hanno qualcuno di più. Ma lasciamo perdere, che queste cose qua sono, diciamo pure, particolari, quasi irrilevanti in questa sede. Allora, questa biblioteca ci fa un attacco, ci fa una risonanza magnetica di tutte le nostre brutture, ma ci fa anche. Una terapia per portare via tutte queste brutture, per ridarci vita. E questo è il punto. E la ragione per cui questa parola ogni tanto suona così violenta, Dio stesso prende un'immagine di violenza, è semplicemente questo, e cioè perché è un Dio socievole il quale non ha avuto paura di sporcarsi le mani, a prendere talvolta anche un aspetto che in qualche maniera ci potesse raggiungere nella nostra violenza, debolezza, ambiguità, il tutto per potercene tirare fuori. I padri antichi dicevano... Condescenzio. I padri antichi dicevano quod non assumptum non sanatur. Condescendenza, cioè proprio è un Dio che guarda le cose non più dall'alto ma dal basso. È un Dio che sa che o ci abbraccia fino in fondo e quindi in qualche maniera appunto si sporca le mani oppure non ce la fa a salvarci. E non ci consente di farcela a noi a salvarci, perché ha bisogno di noi, non ce la fa da solo, ha bisogno della nostra libertà. Meno male che la Bibbia è violenta e che però appunto ci fa percorrere un cammino al di fuori, oltre questo limite di violenza. Tant'è vero che Gesù dice offri l'altra guancia, aia, aia. Tant'è vero che Gesù dice prenda la sua croce chi mi vuole seguire e mi segua, molto più male, molto peggio. Tant'è vero che Gesù la croce l'ha proprio abbracciata ed è a partire di lì che noi dobbiamo imparare a leggere la scrittura a partire dalla sua croce e dalla sua risurrezione. Quando i primi frati che seguivano Francesco d'Assisi, il poverello, gli andavano dietro, in un certo momento però capivano che certo la loro missione era la carità, la preghiera, ma avevano bisogno di, di qualche istruzione, allora chiesero a Francesco, ma possiamo studiare un po' di Bibbia, un po' di teologia, dice sì, sì, certo, certo, però possibilmente ricordatevi che la prima Bibbia è quella, è quella lì. Il primo libro è il crocifisso, quello è il primo libro. Il corpo del Signore morto è risorto per noi e le sue piaghe ci tiene tanto a quelle sue piaghe lì che anche da risorto appunto le ha mantenute e proprio per quelle piaghe indelebili e glorificate si è fatto riconoscere. Ecco perché la Bibbia funziona: funziona perché è tutta intrisa dappertutto, ovunque, in maniera magari di volta in volta diversa, è tutta intrisa di questa morte e di suddizione. È già solo il fatto che il Signore abbia voluto servirsi di un libro sacro, peraltro non è mica l'unica religione cristianesimo che si serve di un libro, però, appunto come aveva detto un grande teologo del secolo scorso, noi non siamo una religione del libro, con tutto rispetto, noi siamo la religione di quel crocifisso. Del Cristo Signore. Siamo religione di una persona, una persona che però, appunto, si deposita attraverso la testimonianza, una testimonianza che possa correre un po' dappertutto. Un libro, aver inventato il libro, aver inventato la scrittura è come aver inventato la stessa. Lo stesso valore dell'invenzione della ruota. Con la ruota cosa fai? E guadagni tempo e guadagni spazio. E il libro è proprio quella ruota che giunge fino a noi, fa giungere fino a noi appunto la persona del Signore e tutti coloro che l'hanno preceduto e l'hanno seguito e testimoniato. Ecco oggi questa parola che avete ascoltato questa scritta si è compiuta alla lettera, l'Evangelista Luca, si è compiuta nei vostri orecchi. Ecco, domandiamo, miei cari, una grazia molto semplice, non tanto di diventare tutti biblistici, mancherebbe altro, tanto meno di essere quelli, come si dice, biblicisti che devono a tutti i costi infarcire di qualche... Parolina biblica, ogni sospiro, ogni colpo di tosse: non è proprio il caso. Ma domandiamo la grazia di essere familiari, di sentire familiare questo libro, che è, come diceva il poeta, il più socievole, il libro del Dio più socievole che ci sia.